Red Bull su, Mercedes giù. Il listino della Formula 1 dopo il Gran Premio del Nürburgring parla chiaro. Pirelli pare aver risolto il problema esplosioni, tornando a un metodo costruttivo già testato. Ma nello stesso tempo questa mossa sembra aver fatto ripiombare il team di Ross Brawn nei noti problemi di usura pneumatici, anche se qualcuno imputa il tutto al troppo caldo. Vacci a capire. Fatto sta che sia Hamilton, partito dall'ennesima pole position, che Rosberg si sono ritrovati una monoposto inguidabile dopo pochi giri e così hanno condotto una gara per nulla entusiasmante. Le premesse della vigilia però erano ben altre. Dopo la vittoria di Rosberg solo 7 giorni prima in quel di Silverstone, nella gara di casa al Nürburgring ci si aspettava una Mercedes in gran spolvero e invece i tanti fan della casa tedesca sono rimasti a bocca asciutta. Oltretutto per i due poveri piloti, gara a parte, questo weekend è stato denso di impegni e d'altronde non avrebbe potuto essere diversamente. Lewis e Nico comunque non si sono risparmiati, questo è certo. Prima di tutto i due si sono recati a visitare la fabbrica Mercedes di Sindelfingen, quella per capirci dove si produce la nuova classe S. I due piloti sono stati accolti ovviamente con grande calore da tutti i dipendenti della casa di Stoccard, che hanno fatto sentire il loro tifo per le frecce d'argento. Durante la visita, Nico e Lewis per qualche attimo si sono anche sostituiti agli addetti alla catena di montaggio, provando così il brivido del lavoro in fabbrica. Altro che andare a 300 all'ora, questo sì che fa paura. È impressionante da vedere, perché ogni giorno vedi andare in giro macchine come questa. E io stesso ne guido una, ma non ho mai capito o immaginato tutto il lavoro che era necessario per costruirne una. Quindi è bello essere qui e vederlo. Dopo il brivido del lavoro in fabbrica, il duo si è poi concesso al pubblico firmando autografi e mostrando a tutti con orgoglio il trofeo conquistato da Rosberg nel Gran Premio di Gran Bretagna. Insomma, sin qui le cose erano andate davvero bene. Ah, è stato grandioso, abbiamo avuto l'opportunità di vedere la catena di montaggio della nuova classe S, il che mi ha reso orgoglioso di lavorare per questa azienda, perché se si vede il livello di perfezionismo e innovazione messo su questa vettura, è davvero fantastico. Ed anche i piloti hanno apprezzato molto il fatto di far parte di questo team e essere qui nella fabbrica della classe S. E hanno anche lavorato un po' sulle ruote, quindi è stato fantastico. Il tempo non è bello, ma tanta gente è venuta qui per cercare di avere un autografo da Nico Lewis e di fare per noi. Ed è quello che ci serve, il tifo di tutti i fans Mercedes. Pensate sia finita? Niente affatto! I nostri eroi, archiviata la parentesi da metalmeccanici, sono tornati in quelli a loro più consoni di piloti. Stavolta però sono tornati indietro nel tempo. Sul vecchio circuito del Nürburgring, infatti, hanno potuto guidare due veri cimeli storici. Rosberg si è messo alla guida di una Mercedes-Benz V196 del 1954, mentre Hamilton è tornato addirittura indietro sino al 1938, portando in pista la V154 di quell'anno, con la quale il suo compatriota Richard Seaman vinse proprio il Gran Premio di Germania nel vecchio Inferno Verde ben 75 anni fa. Un'esperienza, quella di portare su una pista così auto del genere, che ha fatto decisamente riflettere i due su quanto sono fortunati a fare i piloti oggi. È stato davvero grandioso, un evento storico che riguarda la Mercedes, quest'auto qui, e la prima Mercedes che è riuscita a vincere una gara al Nordschleife. Mentre Fangio ci vinse con questa, io mi sento davvero onorato di poterla guidare, perché è una grande esperienza poter combinare il fatto di guidare al Nordschleife pilotando un'auto storica come questa e poi vedere il pericolo a cui si esponevano. Andando in un'auto come questa, senza nessun sistema di sicurezza, e farlo su questa pista dove non ci sono barriere e alberi dappertutto in pista, è incredibile. Sono rimasto davvero impressionato da quest'auto, perché sembra un go-kart, ed è completamente diversa da quelle di oggi. Il cambio è diversissimo, la posizione di guida è completamente diversa, e poi questo volante, fantastico. Però preferisco la mia macchina, perché magari per divertirsi questa va lo stesso bene, ma la mia è più sicura, il che è una bella cosa. È stato davvero bello, un vero privilegio poter far parte della storia di questa grande azienda, anche se devo dire che non riesco proprio a immaginare come potesse essere fare una corsa con quest'auto, anche se ci ho appena fatto un giro del Nürburgring. Facevano cose fenomenali,
L'acceleratore è al centro, il freno a destra e la frizione a sinistra. Quindi qualche volta mentre scollinavo dovevo guardare per riuscire a trovare il freno. Ma devo dire che riuscire a mettere le marce è la cosa più difficile perché non vogliono proprio entrare. Quindi cerchi per tutto il tempo di mettere la marcia più adatta, anche se forse non sono stato abbastanza aggressivo, perché cercavo di essere gentile. Insomma, tra bagni di folla e immersioni nella storia delle frecce d'argento, il weekend del Nürburgring per Rosberg ed Hamilton era cominciato nel migliore dei modi. Poi in pista era arrivata anche un'altra pole position, che sanciva quello che sta diventando un vero e proprio dominio della casa tedesca nelle qualifiche. Quando si dice l'apparenza inganna, tutto sembrava perfetto e il risultato finale è stato invece un mezzo disastro. Ora però arriva il Gran Premio d'Ungheria, dove i sorpassi sono molto difficili, e allora non ci sarebbe da stupirsi se ci ritrovassimo i nostri eroi a festeggiare un'altra vittoria. Corsi e ricorsi di un campionato che, seppur tra diversi problemi, sta facendo divertire tutti.